fino a domani con il pennello. Una volta terminata la sciogliatura della cera, potete vedere la differenza del pezzo lucidato da quello non lucidato. Infine, prima di incollare, attendete che la colla si asciughi bene e successivamente, se necessario, passate una seconda mano. Una volta terminata la sciogliatura, non vi rimane altro che incollare le due parti. Ottenendo la vostra chiocciola finita. Una volta terminata la vostra chiocciola, potrete inserire all'interno un LED a batteria e utilizzare la vostra chiocciola come una lampada o come una piccola abat-jour, diciamo. Oppure, come nel mio caso, acquistare su internet o in qualsiasi negozio una cassa Bluetooth come questa qua piccola, in modo tale che possa entrare all'interno della vostra chiocciola e possa utilizzare appunto la stessa come cassa di risonanza. Vediamo l'effetto. Andiamo a inserire la cassa all'interno della chiocciola. Io avevo precedentemente creato una tasca in modo tale che potesse contenere appunto la cassa. Come vedete, la cassa è perfettamente invisibile e nascosta.